esultino le creature del cielo per la vittoria del loro creatore e signore. Gioisca la terra inondata da sì grande splendore, sappia che dalle tenebre l'universo è uscito vincitore. Si rallegri la Chiesa, nostra madre, perché risplende su di essa una grande luce, e questo tempio risuoni dell'immensa nostra acclamazione. Thank you.
di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. O notte pienamente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia, accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, e la solenne liturgia del cielo, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cielo, offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo, lo trovi acceso, la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo, tuo Figlio, che è risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena, e vive e regna nei secoli dei secoli. Sorelle e fratelli carissimi, dopo il solenne inizio della Veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio, nostro Padre, porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Possiamo sedere, spegniamo le candele e ci mettiamo in ascolto della parola di Dio. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra, e la terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte, e fu sera e fu mattina, primo giorno. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un unico luogo e appaiono asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono semi e alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie.
e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera, e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonte di luce nel firmamento del cielo, per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno, e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra, per governare il giorno e la notte, e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera, e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi, e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera, e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, e immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme sarà il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali ha alito di vita, io do il cibo, ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra, e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto, e cessò, nel settimo giorno, da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Del tuo spirito.
Redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare, e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra.
Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri, entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare, e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: Oh,
Per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e acqua. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costruito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conosceva, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quando il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie e i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina, il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
monti della salvezza. E quel giorno voi direte: lodate Signore, invocate il suo nome. Del tuo spirito possiamo progredire nelle vie del bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo nel mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato tra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato tra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella casa che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Thank you.
O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della Sua morte, lo saremo anche a somiglianza della Sua resurrezione. Lo sappiamo. L'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto.
Un angelo del Signore, infatti, scese dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morti. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, ciò che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato sepolto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precederò in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno. Acclamiamo la parola del Signore. Alleluia. All'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Il primo incontro con la risurrezione, prima, e poi con il risorto in persona, avviene dopo il sabato. Dopo quello che per secoli è stato il compimento della fede di Israele. L'abbiamo sentito nella prima lettura. Quel settimo giorno in cui Dio non sa più cosa fare, ha fatto tutto, ha creato il mondo e ha creato l'uomo a sua immagine, e allora si riposa. Il popolo ha imparato che il giorno più importante è anche quello in cui ci si riposa. E quando noi ci consolidiamo in un'abitudine, anche sana, anche santa, il rischio è sempre quello di sederci un po'. Pensiamo di aver raggiunto la salvezza, di essere a posto, di non avere più nulla da imparare. Ma ecco che qui Gesù sconvolge i piani. Ironia della sorte, il giorno che era il più santo della settimana, il sabato, quello in cui si celebrava la vittoria del Dio creatore sul caos del mondo, è il giorno in cui nel mondo, l'abbiamo sentito oggi, nella giornata del Sabato Santo, c'è un grande silenzio. Grande silenzio perché il re è morto, come recita un antichissimo omelia sul Sabato Santo. Il giorno della pienezza è diventato il giorno dell'assenza. Il sabato così importante era diventato qualcosa di usuale, forse anche di usurato nel cuore di Israele. Gesù addirittura era stato attaccato durissimamente proprio perché non rispettava il sabato. Pensate un po'. A tal punto il cuore degli uomini si era allontanato dal cuore di Dio. In questi momenti allora occorre attraversare la porta stretta e faticosa e dolorosa della delusione. Non solo quel sabato era un giorno santo, quel sabato era anche Pasqua. Giorno di Pasqua cadeva di sabato, quando è morto Gesù. E per i suoi amici quello è stato il giorno della delusione cocente, del fallimento, è tutto finito. Gesù, in cui abbiamo riposto tutte le nostre speranze, è morto ed è sepolto. E solo dopo il sabato che Gesù vivo si mostra.
Bisogna attraversare questo benedetto sabato santo. Bisogna fare i conti col sepolcro. All'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria, due donne, andavano a visitare la tomba. Secondo altri evangelisti sono tre, ma insomma sono donne. Le donne lo sanno, cantava di Gabriele. C'è un sesto senso nel cuore di queste donne che dice che non può finire tutto lì. Gesù l'aveva detto, dopo tre giorni risorgerò, ma la realtà sembra smentire tragicamente questa promessa. E anche questo gesto di andare alla tomba, se ci pensiamo, è totalmente assurdo. Cosa ci vanno a fare? Ormai Gesù è dentro il sepolcro, la porta è chiusa e sigillata. Che senso ha andare a lungere il corpo di uno che è già dentro la tomba? Tomba chiusa, ermeticamente chiusa. Ma le donne lo sanno, il loro cuore bruciava ancora di quella promessa. Ma questa delusione dobbiamo attraversarla tutti quanti. È la delusione dei discepoli di Emmaus, è la delusione degli amici che si barricano in casa per paura, tante volte anche la nostra delusione di fronte a quello che nella nostra vita sembra non andare mai a buon fine. E poi c'è il terremoto. Solo Matteo parla di terremoto, anzi di due terremoti. Uno l'abbiamo ascoltato domenica scorsa, nella passione, quando Gesù muore si scuote la terra, ma anche quando risorge si scuote la terra. Un gran terremoto. Un salmo molto bello, pregato dagli israeliti ai tempi di Gesù, diceva: perciò non temiamo se trema la terra, se crolla di monti nel fondo del mare. Anche lì la nostra fiducia non viene meno. Portiamole allora davanti al sepolcro di Gesù le nostre delusioni e i nostri sconvolgimenti. Li possiamo depositare lì, alla porta di un sepolcro ormai aperto. Questo viaggio assurdo raggiunge il culmine dell'assurdo nel momento in cui arrivano alla tomba e la trovano vuota. È bella l'esortazione dell'angelo: non abbiate paura, voi. Voi, solo Matteo aggiunge questo voi, questo pronome. Cosa era successo prima? Era successo che le guardie erano fuggite per la paura. Ma sì, lasciate che loro fuggano, ma voi no. Noi no. Non possiamo avere paura. Non possiamo lasciarci intrappolare e rinchiudere dalla paura, dalla delusione, dalla tristezza. So che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui. Siete venute, va bene, ma siete venute a cercare qualcosa di ormai inutile. La tomba è un luogo provvisorio, mai definitivo. Don Tonino Bello, quando ai tempi aveva fatto spostare il crocifisso di pregio, aveva fatto mettere un cartello, perché non era più nel luogo dove la gente si aspettava di trovarlo. E spostato lo aveva fatto scrivere collocazione provvisoria. Dopo un po', quando il crocifisso fu restaurato, era il momento di rimetterlo a posto, e gli venne questa idea: non toglietelo più quel cartello, lasciatelo lì. La croce è una collocazione provvisoria, e anche la tomba lo è. Non è il luogo definitivo della nostra vita. Ogni nostra tomba, ogni nostra fine, ogni nostra delusione, amarezza è provvisoria. Ciò che resta per sempre è quella promessa di vita, è risorto dai morti. E l'incontro con Gesù avviene soltanto a questo punto, quando, pieni di gioia, ci dice il Vangelo, tornarono ad annunciare che Gesù era risorto, che non era più lì. È sempre così, non è la certezza che ci mette in moto, è la fede che ci fa partire. È soltanto nel cammino verso casa, verso i fratelli, che noi incontriamo davvero in pienezza il Signore risorto. E anche noi partiamo allora, sospinti da questo annuncio pasquale. Non possiamo lasciare il mondo orfano di questo annuncio. Dobbiamo liberare i tanti sepolcri dei cuori delle persone che incontriamo e che hanno perso ogni fiducia, ogni speranza. Se non portiamo noi questo annuncio pasquale, chi lo farà?
Chi porterà nel mondo l'annuncio della vita se non lo facciamo noi? Là lo vedrete. Camminiamo verso la visione del risorto, del vivo, certi della sua promessa, della sua speranza. Non vi lascerò orfani. Io sono fatto per la vita e anche voi. Lasciate questo luogo provvisorio, non vi appartiene più. Camminate con me verso la vita piena che non muore mai più. Diamo inizio alla terza parte di questa nostra veglia pasquale, la liturgia battesimale. Fratelli e sorelle, invochiamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente su questo fonte battesimale, perché coloro che da esso rinasceranno siano resi in Cristo figli adottivi. Thank you.
salvaci Signore dall'ipocrisia, dal dominio e dal possesso, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte, per la tua resurrezione, per il dono del tuo spirito, per la tua misericordia, salvaci Signore. Signore, perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Poi, liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagini del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue e acqua. E dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzatevi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, o Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Okay.
Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Ora portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del Santo Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Thank you.
Rivolgiamo a Dio ora, al Padre del Signore risorto, le nostre preghiere, le preghiere di tutta la Chiesa. Diciamo insieme: Dio della vita, ascoltaci. Dio della vita, ascoltaci. Per tutta la Chiesa, perché annuncia al mondo con la potenza dello Spirito Santo che Gesù è morto e risorto. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per tutti i cristiani, perché spogliati dall'uomo vecchio, vivano nella novità della santità e della verità. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Perché le chiese siano unite per l'amore e gli odi si dissolvano per donare la pace a tutti i popoli. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per i nostri ammalati, perché siano confortati dalla speranza che Cristo risorto è con loro. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per tutti i giovani, perché conformino la loro vita alla luce del Vangelo. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per tutti noi qui riuniti in questa solenne notte di Pasqua, perché diventiamo nello Spirito Santo un cuor solo e un'anima sola. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Ascolta, Padre Santo, le nostre preghiere, le preghiere della tua Chiesa, che lo chiediamo per Gesù, tuo Figlio, morto e risorto per noi. Egli vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Cosa potrò
sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Sì, Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Con queste offerte accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti, scaturiti dal mistero pasquale, per tua grazia ci ottengano la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolte al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. E le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza.
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Bernardo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il suo spirito che dà vita con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiamoci un gesto di pace. Pace sia da noi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola che Dio sa.
Preghiamo. Infondi in noi, o Signore, lo spirito della tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali viviamo concordi nel tuo onore. Per Cristo nostro Signore. Amen. All'uscita dalla chiesa, questa sera potrete portare a casa il boccettino con l'acqua benedetta della notte di Pasqua, che diventa anche un segno di questa risurrezione di Gesù che entra nelle nostre case, da portare anche alle malate, alle persone che ti aspettano a casa. Ricordo che domani la messa festiva di Pasqua seguirà gli orari normali della domenica, quindi ci sarà l'Eucaristia qui alle ore 11:30, mentre il lunedì dell'Angelo ci saranno tre orari di messa nelle nostre parrocchie, alle 9 a San Bartolomeo, alle 10 presso il Ciuperut e alle 18 alla Stella. Un ringraziamento particolare a chi ha curato gli addobbi di questa chiesa e anche la bellezza ci permette di vedere bene le cose importanti, le cose che contano. Allora, grazie a chi si è occupato dell'organizzazione della veglia, di chi ha sistemato gli oggetti, non così, così bello, così ricco. Un grazie particolare al coro che ci ha aiutati a pregare questa sera con il canto. E a tutti voi gli auguri di buona Pasqua da parte di Don Claudio, da parte di Don Mauro, delle sue operaie, dei Giuseppini e dei missionari della Consolata. Le cose importanti ci uniscono come comunità, ci fanno sentire sempre più famiglia. Accogliamo ora la benedizione solenne del Signore. Il Signore sia con voi. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi concede il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Con la gioia del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. E ancora auguri di cuore di buona Pasqua a tutti.